Ben ritrovati a tutti sulla piattaforma YouTube, sul canale Stefano Bernardi Meteo. Con tanti di voi ci siamo visti e sentiti tante volte durante il corso di questi giorni, soprattutto per quanto riguarda l'Abruzzo sui vari canali social, e ci siamo visti e sentiti invece anche su tutte le altre testate giornalistiche per le quali lavoro e collaboro. Torniamo perché abbiamo aspettato a rifare un video, un contenuto su YouTube, perché lo sapete benissimo, sul canale YouTube analizziamo i segnali e le tendenze di lungo termine. Quindi era giusto, diciamo, ormai vivere questa nuova fase barica circolatoria. È cambiato tutto, lo abbiamo visto. Ci possiamo anche fare qualche complimento, insomma, non guasta. Noi della famiglia Stefano Bernardi Meteo facemmo un primo contenuto sui segnali di cambiamento su questa nuova fase una quindicina di giorni fa, individuando proprio questo periodo, e adesso lo stiamo vivendo a livello atmosferico. Per quanto riguarda l'Abruzzo, proprio in questo momento, mentre vi sto registrando, sono in atto precipitazioni e sta nevicando al di sopra dei 1000 metri anche oggi. Ma attenzione, ovviamente, come vi ho detto prima, per chi mi segue sugli altri canali social, avete visto ad esempio ieri, c'è stata ieri e l'altro ieri, insomma nelle ultime 48 ore, ci sono stati episodi nevosi sull'Abruzzo anche al di sotto dei 1000 metri, fin sui 700, anche 600 metri, come è stato ad esempio il caso di Pacentro. A Pacentro, 670 metri, abbiamo avuto delle nevicate anche con imbiancate, quindi la neve è scesa di molto al di sotto dei 1000 metri localmente. Come vi ho detto, per quanto riguarda l'Abruzzo, proprio in sede di previsione, facendo questa previsione, anzi qualcuno mi aveva anche fatto notare: ma stai esagerando, io non ci credo, qualcun altro aveva scritto sul canale Facebook, neanche io ci credo, e poi invece abbiamo visto che la neve ha raggiunto i 670 metri di Pacentro. Quindi ecco, le locali nevicate anche al di sotto dei 1000 metri fino a 700 metri si sono verificate. Questo sta a significare, per quanto riguarda l'Abruzzo, ma possiamo parlare a livello generale proprio per l'Italia, che stiamo vivendo un vero e proprio colpo di coda dell'inverno. Fino a un po' di giorni fa avevamo vissuto un anticipo d'estate, adesso stiamo vivendo quello che possiamo definire proprio un classico colpo di coda dell'inverno, anche un colpo di coda dell'inverno, diciamo, importante, sia per la quota neve, ma proprio per la diminuzione delle temperature. Se poi andiamo ad unire la diminuzione delle temperature, ovvero quella attuale, con il soprammedia che abbiamo vissuto prima di questa nuova fase, lo scotto, lo shock termico si aggira anche con picchi estremi di 20 gradi. Insomma, è stata una diminuzione anche al suolo che ha toccato i 20 gradi di differenza rispetto all'altra fase vissuta. Continueremo a vivere questa situazione almeno fino più o meno al 25 di aprile. Vi faccio vedere così una carta per farvi capire: attenzione, da qui al 25 aprile cambierà poco, sarà sempre un'azione meridiana a governare il tempo sul Mediterraneo e sull'Italia e su gran parte d'Europa. Guardiamo questa carta insieme. Ad esempio, per mercoledì 24 abbiamo ancora un ulteriore impulso di aria fredda che verrà ad interessare l'Italia, perché abbiamo sempre quella situazione di blocco delle correnti atlantiche con l'alta pressione e delle Azzorre posizionate per meridiani, che arriva, vedete, fin su verso la Groenlandia, e nuova discesa di aria fredda, questa volta non una discesa di aria artica ma più polare, vedete, che andrà nuovamente ad interessare il bacino del Mediterraneo e l'Italia. E quindi aspettiamoci nuovi peggioramenti attorno al 24, un nuovo peggioramento di stampo invernale. Le temperature più basse le avremo al nord, quindi nuove piogge, anche nuove nevicate al nord a quote relativamente basse, al centro probabilmente al di sopra dei 1000 metri, ma localmente, dove le precipitazioni lo permetteranno, soprattutto per la loro intensità, non è da escludere che anche sull'Appennino centrale si possa verificare qualche episodio nevoso a quote basse per il periodo ulteriore, perché già, ad esempio, come vi ho detto prima, l'Abruzzo lo ha vissuto e lo sta vivendo. Adesso, come
come ormai sappiamo, su questa piattaforma parliamo dei segnali di lungo termine, della tendenza di lungo termine. E allora dobbiamo cercare di capire quando questa situazione finirà, quando finirà questo sottomedia termico e inizierà un periodo più consono, scusate la ripetizione, al periodo stesso, ovvero fine delle correnti fredde, fine della meridionalizzazione del getto sul Mediterraneo e sull'Italia e il ritorno invece di correnti più miti, più temperate da ovest, sud-ovest verso est, nord-est. E allora possiamo individuare un primo target. Ecco, i segnali ci dicono che attorno al prossimo weekend, quindi al weekend del 27-28 aprile, potremmo avere un cambio di tutta questa situazione, ovvero uno stop alle correnti fredde verso il Mediterraneo e verso l'Italia e il ritorno a delle correnti più temperate, più consone al periodo. E dove sta l'innesco? Ecco, l'ultima, vi ricordate, 2 settimane fa abbiamo visto l'innesco che ci poteva portare a vivere questa fase che stiamo vivendo ora, invernale. Dove sta l'innesco per poter ritornare a vivere una primavera più mite, più temperata? Ecco, guardiamo insieme quest'altra carta e l'innesco lo troviamo praticamente alla giornata del 25. Il determinismo ci dice che giovedì 25 aprile cosa potrebbe accadere, o meglio cosa accadrà, perché comunque è un innesco a medio termine, quindi possiamo iniziarlo a prendere seriamente in considerazione come una tendenza vera e propria, un determinismo vero e proprio da studiare bene e da tenere presente. Vedete, allora si rompe praticamente la meridionizzazione dell'alta pressione che era tra le Azzorre e la Groenlandia. Dovrebbe arrivare un nucleo perturbato che dal Labrador, vedete, dal Canada, poi passerà sotto la Groenlandia e si dirigerà verso, diciamo, dove vedete quella stella più o meno, a largo del Golfo di Biscaglia, a largo della penisola iberica. Tutto questo noi dobbiamo unirlo al fatto che ci sarà un'azione retrograda, quindi ancora aria fredda, però non per l'Italia, attenzione, per l'Europa centro-settentrionale, che avrà più o meno la stessa direzione. Quindi vedete la bassa pressione in nero e il cerchio in viola che rappresenta il nucleo di aria fredda dovrebbero proprio andarsi a scontrare, dovrebbero proprio andare in rotta di collisione dove più o meno ovviamente vedete quella stella. E normalmente quando si crea poi, grazie a questa collisione, una saccatura praticamente perturbata, instabile, insomma con correnti particolarmente vivaci su quella zona, in automatico parte sul settore poi meridionale di questa collisione un richiamo di correnti più temperate, più miti, che potrebbero poi dar vita ad un nuovo setting barico circolatorio verso l'Europa e verso il Mediterraneo e verso l'Italia. Tant'è che io vi faccio vedere subito, immediatamente, il determinismo per il 27, il periodo che abbiamo detto che più o meno dovrebbe proprio sancire il cambio radicale di tutta la situazione rispetto a quella che stiamo vivendo e che vivremo ancora per alcuni giorni. Vedete? Se ci sarà quella collisione che abbiamo visto, diciamo abbiamo visto l'innesco della possibile collisione, se ci sarà la collisione sarà questa, quella che vedete in questa carta nel determinismo, prendetela più come una didattica più che una tendenza vera e propria, però se quell'innesco verrà confermato a questa carta potrà diventare realtà nel determinismo e nella tendenza, vedete a quel punto cambierebbe tutta la situazione verso l'Europa, il Mediterraneo e verso l'Italia, perché ci sarà praticamente lo stop alle correnti fredde in direzione proprio dell'Italia e al contrario si attiverebbero delle correnti più miti, più umide, anche più calde, relativamente calde, ma più miti, da ovest-sud-ovest proprio verso est-nord-est. Durante questa collisione ovviamente non sarà da escludere anche un periodo eventualmente anticiclonico, oppure da questa collisione potrebbero scaturire delle perturbazioni atlantiche verso l'Italia, però
certamente il contesto sarà quello di un contesto non più freddo, non più con temperature al di sotto delle medie, ma più o meno con temperature, diciamo, nella norma, insomma, con temperature giuste per il periodo. A prescindere poi che si possa vivere una fase con l'anticiclone o, no, o con delle perturbazioni. Comunque, eventualmente, se ci sarà anticiclone, saranno ovviamente giornate stabili con una componente occidentale e quindi giornate stabili anche miti. Se eventualmente quella collisione potrebbe attivare poi un ritorno di correnti perturbate verso l'Italia, certamente saranno correnti perturbate non fredde, ma correnti più miti, seppur casomai da portarci delle ulteriori piogge. Però se vogliamo, diciamo, iniziare a individuare un periodo, un target temporale per la fine di questa fase più invernale, insomma, senza stare a fare troppi giri di parole, che stiamo vivendo, che non è primaverile, dobbiamo prendere in considerazione proprio il prossimo weekend, quindi più o meno attorno al 27 aprile. Attorno al 27 aprile potrebbe finire tutta questa fase e iniziarne un'altra, proprio a livello circolatorio. Se poi, ripeto e poi chiudiamo, se in questa fase, se durante il corso di questa collisione si verificassero delle condizioni favorevoli anche per avere un periodo anticiclonico da poter farci respirare, insomma, ben venga, ci mancherebbe. Però, insomma, quello che mi preme farvi capire, o alta pressione o casomai ritorno di perturbazioni, certamente non dovremmo avere più una situazione da temperatura al di sotto delle medie, perché la circolazione sull'Italia sarebbe totalmente cambiata. Quindi continuerà questa fase almeno fino al 25-26 aprile, più o meno, giorno più giorno meno, e poi dal 27 segnali di cambio radicale della grande circolazione a macroscala verso il Mediterraneo e verso l'Italia. Iniziamo a seguire questa nuova tendenza. Del prossimo contenuto riprenderemo proprio questo discorso e vediamo se avremo una strada ben tracciata e delineata da poterci fare iniziare veramente a parlare di tendenza, addirittura anche di evoluzione. Spero, ecco, di essere stato il più chiaro ed esaustivo possibile. Mentre vi sto parlando, qui all'Aquila piove, fa freddo, si vede la linea della neve sui monti che ho qui di fronte, a partire dai 1000 metri in su si vede che sta nevicando anche a occhio, anzi non vi nascondo che prima c'è stato un attimo dove c'è stato anche un pochino di acqua e neve proprio qui nella zona dove abito io, a 750 metri, insomma. Fa freddo. Bene, allora mi fermo qui. Per chi non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per essere raggiunti ovunque voi siate e lasciate un bel pollicione in alto alla fine del video e un commento, cosa sempre sempre molto gradita. A presto.